Le vibrazioni tannatissimo, 7:33 minuti, giovedì 11 aprile e stiamo parlando, anzi adesso iniziamo a parlare ovviamente di teatro perché è giovedì e lo facciamo insieme a chi? Insieme a Tamara Malleo. Buongiorno Tamara! Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Buongiorno Fabio, come stai? Ma insomma, la mia voce lo dice bene come sto, quindi lasciamo, anzi quest'oggi lascio volentierissimamente ancora più del solito la parola a te, così almeno proprio guarda, oggi mi aiuti ancora più del solito, guarda. Oltre a darci delle buone indicazioni su come fare a nutrire la nostra anima, il nostro intelletto, aiuti anche un povero malato che sta facendo la diretta questa mattina. Allora, stamattina abbiamo tre spettacoli molto diversi fra loro. Partiamo subito da uno spettacolo per bambini e bambine, perché ho pensato che in realtà io non parlo molto della fascia d'età, diciamo molto giovane, e invece questo è uno spettacolo ideato da Chiara Stoppa. Chiara Stoppa è un'attrice bravissima che lavora come scritturata in molti spettacoli, ma soprattutto è presidente di Atir Ringhiera, che è un teatro che per tanti anni è stato presidio nella zona di Grato Soglio, di tutta appunto del teatro Ringhiera, che creava tantissime attività all'interno, nello spazio, diciamo così, della zona di Grato Soglio, il cui teatro è stato chiuso almeno 5 anni fa per ristrutturazione, ma non è stato ancora riaperto e non ci sono ancora date di riapertura. No, non ci sono buone notizie intorno a dati per il momento. No, ancora no. Speriamo invece che ci siano, perché è sempre stato un presidio culturale e sociale importantissimo per quella zona, anche perché faceva tantissimi laboratori. I laboratori continuano ad esserci, Chiara Stoppa porta avanti molti laboratori con bambini e bambine, e per questo gli spettacoli che fa riguardo questa fascia d'età sono veramente molto attenti, molto delicati, frutto di un lavoro di tanti anni. E in questo caso, sabato 13 avrete la possibilità di assistere ad uno spettacolo in uno spazio molto bello che si chiama Libreria Scamamù, in zona Bergamo, quindi raggiungibile con la metropolitana gialla, e lo spettacolo si chiama Dori Fantasmagorica. È un libro di Terre di Mezzo, quindi un grande classico, diciamo così, edito da Terre di Mezzo, che viene rivisitato da Chiara Stoppa e dalla fisarmonica di Giulia Bertasi. Quindi c'è anche il mondo della musica, che secondo me ai bambini affascina molto e coinvolge moltissimo. È la storia di una bambina di 6 anni con un fratello e una sorella che la prendono un po' in giro per la sua grandissima immaginazione. A un certo punto le dicono che una strega verrà a prenderla e lei, anziché spaventarsi, comincia a fare tutta una serie di domande per chiedersi come questa strega potrebbe venirla a prendere. E quindi in questo racconto si mostra quanto i bambini a volte noi li vogliamo in qualche modo spaventare per renderli più innocui. In realtà la paura, se attraversata con domande e con un approccio critico, in qualche modo può essere assolutamente affrontata senza drammi. Quindi vi consiglio sabato 13 alle 17:30 alla libreria Scamamù in zona Bergamo, Dori Fantasmagorica, quindi un spettacolo dai 5 anni in su, secondo me anche molto bello per appunto per le famiglie, perché Chiara Stoppa è veramente un'attrice molto brava, che lavora molto sulla voce e soprattutto su un approccio con gli spettatori e le spettatrici più piccole. Poi ci spostiamo e andiamo in uno spazio che a te piace molto, che è Factory 32. Sì, torniamo in zona Barona e in questo caso Factory 32 accoglie una compagnia che è la compagnia di Antonello Antinolfi e Francesco Reschiera, che si chiama il Teatro del Simposio. Mm-hmm. Lo spettacolo si chiama Reparto numero 6, un grande classico di Anton Chekhov, e in questo caso appunto il Teatro del Simposio ha lavorato moltissimo sui classici negli anni, perché è una compagnia che ormai si è affermata negli anni, e in questo caso si parla, appunto, i due protagonisti sono un dottore e il malato di mente Gromov. Si incontrano. Gromov è convinto di essere un grande intellettuale, cominciano un dialogo tra loro e si parla appunto non soltanto della sanità mentale, perché
stiamo parlando comunque di un tema della follia, ma anche dell'identità, della percezione della fragilità umana e anche della complessità dell'essere umano, di quanto non, le definizioni poi alla fine sono soltanto delle gabbie e di quanto invece in realtà la mente possa portarci in mondi davvero sconosciuti e che l'approccio con la memoria, con la storia e con la mente può in realtà portarci in un lavoro davvero molto complesso, in questo caso accompagnati dalle parole di Anton Chekhov. Lo spettacolo sarà in scena da venerdì 12 a domenica 14 a Factory 32 in via Watt, quindi raggiungibile con la metropolitana verde fermata fermata Romolo e poi con la linea 47, quindi comunque abbastanza raggiungibile anche con i mezzi e Sì. comunque c'è un parcheggio in zona, quindi facilmente insomma raggiungibile con ogni mezzo. Chiudo questa carrellata con un Dove andiamo adesso? Dove dove andiamo? andiamo? Al Teatro Elfo Puccini, Ok. in zona, siamo in Corso Buenos Aires, quindi Metropolitana Rossa o Lima o Porta Venezia, ma la cosa importante è che questa è una compagnia, stiamo parlando, lo spettacolo si chiama Gramsci Gay. Allora, lo spettacolo è diretto da un giovane regista, che è anche attore, si chiama Matteo Gatta, e l'interprete è Mauro Lamantia, che è bravissimo, che è stato in questi mesi in scena con Edipo Re, quindi con un altro grande classico. In questo caso il testo è di Jacopo Gardelli, e il testo è abbastanza importante perché noi mettiamo a confronto due epoche, 1920-2019. Nel 1920 un giovane Antonio Gramsci, non ancora trentenne, si confronta con gli operai torinesi per convincerli che la strada dell'agitazione, perché stiamo parlando dello sciopero delle lancette a Torino per instaurare, diciamo così, 200 lavoratori erano pronti a instaurare la rivoluzione comunista in Italia. Antonio Gramsci parla con questi operai per convincerli che la strada dell'agitazione è ancora giusta da percorrere. Cosa succede? Questo episodio in particolare viene riproposto in qualche modo nel 2019 perché nel carcere di Turi viene imbrattato un murales dove appunto veniva rappresentato Antonio Gramsci con la scritta gay sopra. E in questo carcere aveva passato 5 anni Gramsci in prigionia scrivendo alcuni dei suoi quaderni. Allora, loro sono partiti, diciamo così, da questa connessione storica per parlare del rapporto fra politica e indifferenza. Oggi la parola politica e soprattutto la partecipazione politica, diciamo, è un tema molto complesso perché nelle nuove generazioni, diciamo così, c'è una partecipazione politica molto ormai rarefatta in qualche modo. L'impegno politico non viene visto come un impegno e c'è grande disillusione del mondo politico, di quello che la politica può fare per cambiare quello che succede intorno a noi. In questo caso, dei giovani ragazzi hanno deciso di partire da diciamo così, da un evento storico, quindi da un qualcosa di realmente accaduto, per riflettere sulla politica oggi. E secondo me è un atto di, diciamo così, di partecipazione reale, no? Di riflessione reale e di connessione reale. Peraltro, Matteo Gatta con appunto Mauro Lamantia lavorano anche molto sul linguaggio e quindi su un approccio a un pubblico giovane, no? Un pubblico che può riconoscersi in quel tipo di linguaggio, anche se stiamo parlando di temi che forse apparentemente non gli appartengono. Quindi Gramsci Gay lo trovate al Teatro Elfo Puccini per tutta questa settimana fino a domenica. Elfo Puccini quindi si trova in Corso Buenos Aires, Metropolitana Rossa, Lima o Porta Venezia. Porta Venezia, benissimo. Quindi Tamara, a tutto. abbiamo fatto dalla politica a spettacoli per bambini, proprio per ricordarvi che il teatro attraversa ogni storia nel modo in cui quella storia deve essere raccontata al pubblico. Quindi c'è una diversificazione incredibile che voglio sempre ricordarvi. Sì, ogni pubblico ha il suo teatro, quindi insomma, chiunque di noi può ritrovare nel teatro qualcosa che lo nutra. Tamara, ricordaci anche dove possiamo invece seguire te e trovarti. Sei sempre troppo gentile. Allora, il venerdì Teatro Mania su Milanao
dalle 16.40 canale 191 del digitale terrestre, invece il lunedì su Antenna 3 dalle 23.30 canale 11. Grazie mille sempre Fabio. E speriamo che la prossima settimana tu possa Lo spero anch'io, devo dire la verità, ma spero già rifiorire. domani, devo dire, vorrei già domani riuscire a essere più sul pezzo rispetto a oggi. Oggi, anzi, grazie davvero per avermi aiutato anche in Grazie questo. Come sempre, a te. Va. importantissimi i tuoi consigli e come sempre appunto grandi consigli che possono aiutarci veramente a far diventare, come dici tu, il teatro un'abitudine, così che Grazie possa per questo entrare in noi. sforzo comune, perché secondo me bisogna lavorarci, però alla fine si possono portare a casa dei piccoli risultati. Ne Grazie sono Fabio, certo, ne grazie sono certo. Grazie anche a te, Tamara. Allora ci sentiamo giovedì prossimo. a tutti i collaboratori. Buona settimana, grazie Anche a mille, buon te, lavoro. anche a te. Buon lavoro anche a te. Andiamo avanti con con la musica qui su Crystal Radio. Stiamo parlando di Cosmo con l'abbraccio.